Immagina tua figlia ti dice: mamma, papà, c'è una festa bellissima e voglio andare a uscire a ballare. Tua figlia ama la musica e ama ballare. Ed è una festa per l'amore e per la pace. E tu ovviamente, come una buona mamma, dici sì, vai. Lei è felice, indossa il suo abito preferito, mette i glitter sugli occhi e se ne va. La festa è bellissima. Luci, gente che balla, cielo stellato. E tua figlia è libera. I suoi occhi sono felici e balla. Poi sente dei spari, i missili sopra la sua testa, non capisce cosa sta succedendo. Inizia a correre più veloce, sempre più veloce finché gli manca l'aria. Si sente tirare per i capelli, gettata a terra di fronte a un uomo a volto coperto. La picchia forte, forte, fino a farla sanguinare. Sangue sul volto, sangue in mezzo alle gambe, occhi terrorizzati. Tua figlia lo implora, no, ti prego ammazzami, no, ti prego basta. Ma lui dice di stuprarla, ti prego ammazzami, ma ne arriva un altro, poi un altro, poi un altro, poi un altro e ancora un altro. Più forte ancora. Erano in 8. Poi l'ultimo le spara, è morta. Ma lui continua ancora a stuprarla, urlando Allahu Akbar. Il 7 ottobre Hamas ha attaccato tutti noi, Hamas ha attaccato i nostri valori, dei nostri due paesi, dei nostri due popoli. Vita, famiglia, casa, democrazia. È tempo di agire, basta con le parole. È tempo di agire. Dobbiamo essere uniti nel condannare Hamas a ISIS, condannare, portarli a giustizia. E se questa ideologia vince, che Medio Oriente sarà? Che mondo sarà? Cosa sarà della nostra democrazia? Miei carissimi fratelli e sorelle italiane, sono preoccupate per le vostre case e per le vostre figlie. È successo a casa mia, ma domani succederà anche a casa vostra. Vi avverto, loro non bussano. È tempo di agire. Io voglio che la mia figlia, la mia unica figlia, cresca sentendosi al sicuro e orgogliosa di essere una donna ebrea, qui in Italia e in ogni altro luogo al mondo. Come mi sentivo io quando io vivevo qui in Italia, la mia seconda casa, amata casa. Voglio un mondo che difende tutte le donne. Quindi dobbiamo lottare per la democrazia e per la verità. E anche io ho la speranza, Saf. Ho la speranza perché so che la verità sempre viene alla luce e la luce sempre vince. Questa luce è ancora più forte se è unita. Adesso per Natale, per Hanukkah, la accendiamo per chi non c'è più, per chi è qua con noi e per i nostri ostaggi rapiti da Hamas, dal neonato Kfir Bibas, che ha solo 10 mesi, fino al più anziano. 137 persone, donne, figli, padri, che devono tornare a casa per far vincere l'umanità.